partite. E chissà. Gentilmente uscite dal rettangolo di gioco, grazie. Però tu questa sera devi farci una promessa. Dimmi. Non devi copiare nessuno perché tu non hai bisogno di copiare nessuno, però nel caso in cui non pronunciamo la lettera che è la prima dell'alfabeto, cosa farà Pamela Prati? Cosa farò stasera? No! Quando? Quando? Sì! Dai, non facciamo. Allora, qui facciamo tutto l'alfabeto, siamo arrivati in serie B. Dobbiamo arrivare in serie A! E rimanerci! Assolutamente! Una A grande così! La voglio più sul campo! A salire sul palco! Allora, per chi non li conosce, alla mia sinistra Franco Maniello! Alla mia sinistra Franco Ciglio! Allora, lì c'è uno striscione, Giglio Maniello, grazie con la lettera B da parte dei tifosi della Curva. Qui l'applauso, la standing ovation, l'emozione, poco più di due mesi, ci ritroviamo al Menti con lo stesso entusiasmo. È sempre più bello, e ci divertiamo anche quest'anno, tranquilli, ci amo. E Franco abbiamo mantenuto la nostra promessa, quest'anno facciamo un'altra promessa, ci dobbiamo salvare, ci salveremo con l'aiuto di tutti, manteniamo questa categoria, facciamolo per la nostra città, la serie B è di tutti, non è solo nostra, è di tutti voi, l'abbiamo conquistata insieme, la vogliamo mantenere insieme a voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno dell'aiuto dei ragazzi della Curva, abbiamo bisogno di tutti. E voglio cogliere l'occasione per ringraziare lo sponsor Bonavita. Grazie. Ovviamente più tardi presenti che sto parlando davvero di uno sponsor importante, però questo è quasi un evento. Presidente Maniello, siamo abituati ad ascoltarlo durante l'anno almeno un centinaio di volte, Presidente. Franco Ciglio invece in tre anni di Juve Stabia forse ha parlato una sola volta alla presentazione. L'unica cosa che disse, vorremmo in tre anni andare in Serie B. Presidente, il suo benvenuto. È vero quello che tu stai dicendo. Noi cerchiamo come famiglia di apparire il giusto. Siamo un po', diciamo, titubanti, non piace essere in prima linea. Feci una promessa con Franco Maniello, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. È la prima volta che mi espongo alle telecamere e sono qui davanti ai tifosi. Mi auguro di esserci ancora qui fra tre anni per cercare di celebrare qualcosa ancora di più importante. Grazie. La cosa difficile, è cercare di tenerlo a freno, questa è la cosa più difficile, il compito più difficile che mi tocca. Comunque, dove va lui vado io, non c'è problema, andiamo insieme. Allora, la legge è direttamente lei.
Uovio Stabia, è lieta di annoverare nelle proprie file, con titolo di presidente onorario, la signora Erme Pescarica. Grazie, 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 grazie. Grazie davvero. E il Luca! Luca, ringraziamo! Visto che parliamo di serie B, non si poteva scegliere che uno sponsor che iniziasse con la lettera B. Sponsor nuovo della Juve Stabia che l'accompagnerà per tanto tanto tempo, Bonavita! E dunque invitiamo a salire sul palco i fratelli Bonavita. Ovviamente è uno sponsor, signore e signori, importantissimo, accordo triennale con la Juve Stabia. Vi riporto una battuta che hanno fatto oggi in conferenza stampa, perché oggi c'è stata la conferenza stampa, diciamo, istituzionale per gli organi di informazione. I fratelli Bonavita, che non sono di Castellammare, hanno detto: abbiamo scelto la Juve Stabia perché noi amiamo Castellammare, amiamo gli stabiesi. E dunque invitiamo a salire sul palco i fratelli Giuseppe, Umberto e Francesco. Bonavita. Allora, buonasera. Visto che parliamo di calcio, io vi devo subito fare una battuta. Circola con insistenza una voce che è già pronta per l'anno prossimo una nuova linea che invece di chiamarsi Bonavita si chiamerà A Vita Bona, visto che dovremo festeggiare la Serie A. Buonasera a tutti, devo approfittare di Castellammare, perché ci avete presentato voi prima. Noi veramente amiamo Castellammare, la fin cantieri, perché abbiamo fatto anche un concerto con Gigi D'Alessio, che era una causa, che sposava quella sera. Stava il nostro sponsor, mi approfitto per salutare tutti i lavoratori della Fincantieri, un saluto a tutti voi, veramente siamo onorati di stare qua stasera a Castellammare. Un abbraccio a tutti. C'è anche un'iniziativa di cui avete parlato prima in conferenza stampa per quanto riguarda proprio Castellammare, l'apertura. L'apertura è uno storico la vita qua a Castellammare, ma lo merita la piazza di Castellammare, perché veramente è una bella città, sono belle persone e secondo me è dovuta per il nostro ruolo. L'abbiamo in tutta, quasi tutta Europa, quindi perché no a Castellammare? Quindi Castellammare avrà uno store Bonavita, ovvero qualcosa di importante. Intanto prego di avvicinarsi un attimo ai due presidenti, Giglio e Maniello, perché se non erro i fratelli Bonavita. Ne approfitto per salutare i due presidenti perché sono due persone splendide, Giglio e Maniello, a parte per la... abbiamo sposato il progetto della Juve Stabia, abbiamo sposato anche con i presidenti. Giglio Maniello, non so dove è Giglio, che è un altro attaccante immarcabile in pratica. Presidente Franco Giglio, c'è una sorpresa per lei. Presidente, lei presidente di una squadra di calcio dovrebbe essere atletico, quindi dovrebbe correre. Vai, ecco, via. Sta arrivando il... Allora, nel frattempo chiamiamo anche Marco, perché Bonavita ha dedicato una maglia
Vittorio Quagliarella avrebbero sponsorizzato l'estate in caso di Serie B. E vi dico, è arrivata proprio adesso la notizia da una voce dietro le quinte, che Fabio Quagliarella ha chiamato 5 minuti fa e ha detto un grosso in bocca al lupo alla Juve Stabia. Avevamo chiuso il budget pubblicitario, abbiamo fatto pubblicità sul canale 5 d'area 1 su altri campi a livello nazionale, ma il progetto della Juve Stabia ci è sempre piaciuto, ma a parte per la presentazione e quindi di Vittorio Quagliarella, un doppio applauso, voglio dire, Buona Vita merita un doppio applauso. Guarda che stiamo diventando amici della Juve Stabia, quindi c'è Juve Stabia. Bene. Credo sia arrivato il momento di ringraziare davvero. Ringraziamo Buona Vita, ringraziamo importante. Gli sponsor, ringraziamo i presidenti, gli facciamo un altro applauso insieme all'onorevole Caccavale e grazie per aver dato l'immagine di Buona Vita vicino all'immagine delle West Ham in Serie B. Grazie. Quindi un grazie particolare a Giuseppe, Umberto e Francesco. Buona Vita! E adesso viene uno di quei momenti che voi aspettavate già da inizio serata, però prima del momento farei salire qui sul palco Catello e Giuseppe Buonocore della Flyline per la novità della serata. La novità è la presentazione delle nuove divise della Juve Stabia. Assolutamente, quindi invitiamo a salire sul palco Catello e Giuseppe Buonocore da anni legati. Guarda com'è bello il pannello sulla lambretta. Allora, azienda stabiese, azienda che da sempre segue la Juve Stabia, è un debutto anche per te, Catello, in Serie B con la squadra della tua città. C'è Giglio sulla lambretta, la sta provando, probabilmente va anche via. Vabbè, dopo facciamo una sfida, vediamo chi riuscirà per prima ad arrivare al tunnel. Allora, è un onore. Buonasera a tutti, certamente è un onore rappresentare come azienda Flyline la Juve Stabia, perché è un sogno per tutti, principalmente per noi Flyline, perché siamo tifosi da una vita, cosa è verissima. Anche se ho avuto tante soddisfazioni sia in B che in A e in campo internazionale, però arrivare in Serie B con il mio marchio era un sogno, il sogno si è realizzato. E intanto iniziano a sfilare anche le nuove magliette della Juve Stabia. Stanno facendo ovviamente il loro ingresso in campo, le indossatrici che adesso passeranno proprio davanti agli spalti per... Volevamo fare un applauso alla nuova divisa della Juve Stabia, la maglia gialloblu, la maglia bianca e c'è la maglia degli estremi difensori che c'è adesso. Per quanto riguarda le maglie, l'ultima è la maglia del portiere, però rappresenta la maglia dei portieri, però noi abbiamo una vasta gamma di colori e pertanto i portieri di volta in volta cambieranno la maglia. Per quanto riguarda la seconda maglia, è stata una scelta obbligata, perché era una maglia che piaceva molto al presidente Giglio da una vita, perché noi giochiamo sempre con la bianca. E poi, come dicevo, scelta obbligata, perché con questa maglia la Juve Stabia è andata in Serie B a Roma contro l'Atletico Roma. Forse non è un caso che c'è il numero 5 di Molinari. Esatto. Per quanto riguarda la prima maglia, siamo, diciamo così, andati un pochettino indietro per cercare di portare fuori una maglia degli anni, diciamo, 90, no? Però è stata abbellita con dei colori, il tricolore su entrambi i lati e il tricolore al collo. In più, è una maglia molto elaborata, ma chiaramente quando la vedete lo pensi con il Catello Buonocore? Sì. Allora sul palco Lello Persico e Catello Buonocore. Presidenti Franco Giglia e Franco Maniello sul palco per l'ultima volta. Presidente Maniello sul palco perché... Allora Maniello è andato... Presidente Maniello! Allora,
c'è un momento particolare, prima parte della serata di questo show giallo play che inizierà tra pochi giorni, ci sarà la prima in campionato, ci ritroveremo qui ogni sabato per ammirare la nostra Juve Stabia, per applaudirla e per essere sempre più numerosi. Assolutamente. L'ultima cosa, questa sorpresa. Allora, tutti i calciatori dovete fare la foto con lo sponsor e anche col presidente Maniello e col presidente Giglio. Quindi magari vi sistemate qui, al palco. Cominciamo a prendere confidenza con questi palchi, perché poi anche in Serie B quando si vince qualche cosa, Tiziano, bisogna festeggiare sul palco. Moris! Quindi questa, diciamo, la foto istituzionale. La foto istituzionale. Lo sponsor, main sponsor della Juve Stabia, Buona Vita Jeans. E allora, noi non possiamo fare altro che ringraziare tutti, ringraziare i presidenti, ringraziare questi calciatori, ma soprattutto ringraziare questo pubblico. Da parte di Tiziano Valle e Giuseppe Mercatelli, appuntamento allo Stadio Menti per la Juve Stabia in Serie B. Arrivederci.